Buongiorno Gemmine, allora oggi è giovedì e Cesare è andato a camminare lì al Grand Canyon perché siccome non ha ancora trovato una palestra che lo convinca al 100% e siccome si sentiva in colpa perché io sono già 2 settimane che vado a nuoto 3 volte a settimana e che il sabato vado appunto a camminare lì al Grand Canyon insieme a lui, allora ha deciso di andarci anche un altro paio o 3 giorni a settimana e martedì non è riuscito ad andare perché voleva andare con suo cugino Bruno, ma alla fine non c'è andato più e quindi oggi, insomma, giovedì hanno deciso di andarci, sono andati insieme. Adesso sono più o meno le 10:30, dovrebbe essere quasi arrivato, insomma, tra un po' tornerà a casa. E io stavo editando, anzi ormai ho finito, lo stavo esportando il video dei preferiti di febbraio che in realtà avrei dovuto mettere domenica scorsa, però tra una cosa e l'altra non l'ho più messo e quindi appunto lo sto mettendo oggi e basta, oggi non so cosa faremo, boh, dopo vi aggiornerò e basta, nel frattempo ho sistemato anche le cose che avevo lavato l'altro giorno in lavatrice che l'avevo stese e ieri ha piovuto quindi non si erano asciugate bene, quindi le ho tolte stamattina dallo stendino e basta, ci aggiorniamo dopo. Mi è tornata un po' la voce, ma comunque ho ancora tanta tosse, mal di gola e sentite che sono ancora un po' rauca, quindi sto continuando a prendermi l'antibiotico, lo prendo già da 4 giorni, quindi me ne dovrebbero mancare due, vediamo, speriamo che guarisco perché non ce la faccio più davvero. E poi ieri il tempo pazzo che c'è stato, 3 gradi, 30 gradi alle 2, un macello. Oggi fa freschetto, però c'è un bel sole e quindi non so, ci aggiorniamo dopo. Allora, il video dei preferiti adesso dovrebbe essere già online, anzi sicuramente. E noi siamo andati, non ho filmato perché stavamo parlando, siamo andati a casa al Depa, come dice Cesare, all'appartamento. E è venuto anche il muratore e gli abbiamo fatto vedere la cucina, abbiamo parlato e abbiamo quasi deciso di farla tutta quanta in muratura e fatta tipo con le mattonelle sull'azzurro, stile messicano. Stavo vedendo su Pinterest delle foto che gli ho fatto vedere. Non verrebbe proprio identica, però lo stile più o meno che vorrei è questo. E sono molto contenta perché, cioè, io dall'inizio che volevo una cucina fatta così, però pensavo che sarebbe stata molto più costosa di una cucina normale comprata tipo all'equivalente di Mondo Convenienza Italiano. Invece abbiamo visto che la meno costosa, che tra l'altro è grande, tipo un terzo di quello che servirebbe a noi, perché la nostra cucina è bella grande, costa 10.000 pesos, solo un pezzo. Quindi minimo minimo una cucina in legno costerebbe 30.000 pesos, 25.000 pesos, è proprio un legno super scrauso. E lui ci ha fatto il preventivo invece, ha fatto tutto quanto di mattonelle di 10.000 pesos per tutta quanta la cucina. Quindi vedete, qua c'è un'altra foto. E quindi stavamo appunto pensando, probabilmente oggi pomeriggio andremo a vedere delle cucine, andremo a vedere delle mattonelle, ancora non so bene, per decidere proprio al 100% e già da domani inizierà a fare i lavori, quindi sono troppo entusiasta. Adesso siamo davanti alla casa, sto in macchina perché dobbiamo accompagnare lo zio di Cesar al lavoro e che oggi pomeriggio deve andare a lavorare, così io e Cesar teniamo la macchina e possiamo fare qualche giro insomma oggi pomeriggio, quindi sto aspettando che stanno un attimo a casa perché Cesar non aveva preso la patente, quindi è andato a prenderla e basta, ci aggiorniamo dopo. Allora, noi siamo andati nel primo negozio di cucine, solo che non ci hanno detto ancora il prezzo perché dovevano fare il conto, ci chiamano tra un paio d'ore. Oggi non l'hai salutato per niente, amore. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Adesso stiamo andando in un'altra strada che è piena di negozi per cucine e di mattonelle, quindi così vediamo qualche altra cosa. Siamo in questo negozio di mattonelle, guardate. C'è pure questa con la Madonna e col Papa di New York. C'è veramente di tutto. Lì ci sono alcune con i cupcake. Addirittura. Ah no, che cosa sono? Sono pancake. Minni. Che? Sono carine. Questo è carino. Sì.
abbiamo appena finito di vedere la strada delle cucine. In realtà non c'erano tante cucine, erano più che altro negozi di mattonelle, bagni, per bagni. Però abbiamo trovato un paio di negozi interessanti di cucine, forni e frigoriferi. Sì, cose tipo da negozi, da ristoranti. Quindi abbiamo anche guardato un po' di quelle cose là. E adesso stiamo andando verso casa per incontrarci con tua zia Mariana. Sì. Sì. Con sua zia e gli altri suoi zii. Ci hanno chiesto di accompagnarli al centro commerciale, quindi andiamo a farci un giretto al centro commerciale. Quale ti è piaciuto, amore? Quella che abbiamo pensato là. Noi le alternative erano o farla in muratura, muratura con delle mattonelle carine, così viene tipo un po' tradizionale, tipo tipo tradizionale messicane, sì. Quelle blu. Oppure fare quelle moderne, tutte in legno, quelle che si trovano anche in Italia, eccetera, con i cassetti, tutte queste cose qua. E boh, non sappiamo ancora perché costano più o meno uguale, in realtà, sì. Già finite tutto quanto, quindi dobbiamo solo scegliere lo stile. Se vogliamo andare più sullo stile artigianale, quelle là classiche, allora uno. Se vogliamo andare su quello moderno di legno, un altro. Sì. Secondo voi? Sì. Quale facciamo? Intanto abbiamo già preso il muratore, domani inizia a lavorare. Abbiamo preso il muratore. Sì, e lui verrà e butterà giù tutto quello che c'è adesso. Sì. Cioè quella cucina. Sì. Che tanto quella comunque è tutta rotta, quindi bisogna buttarla giù. E poi dobbiamo decidere, in questi giorni decidiamo. Domani se riusciamo andiamo in una strada, in un quartiere, vabbè. Che si chiama Tonalan. Avevamo fatto il vlog quest'estate? Sì. Lì ci sono tutti gli artigiani. I negozi di artigianato. Il giovedì, cioè era oggi, c'è il mercato. E noi di solito andiamo il giovedì perché ci piace vedere il mercato. Però questa volta, siccome vogliamo vedere i negozi, abbiamo detto non andiamo oggi, che è giovedì, andiamo domani, così le bancarelle sono chiuse e si vedono meglio i negozi di artigianato, così possiamo parlare meglio, perché il giovedì è un po' caotico sempre. E quindi basta, domani probabilmente andremo lì. Allora, noi siamo usciti adesso dall'ultimo negozio che era American Eagle e ci hanno praticamente buttato fuori, sì, perché Mariana e Maribel si stavano provando le cose. Era troppo tardi, sono le 9, sta chiudendo tutto qua. Però io sono stata bravissima e non ho comprato niente. Io sto male, tipo febbre. No, febbre? È che Cesar si sente male sempre nei negozi, quindi adesso appena usciamo starai meglio, non ti preoccupare. Speriamo. Uffa, c'erano un sacco di cose belle, amore. Lo sai? Ci sono sempre delle belle offerte qua da American Eagle. Sempre che paghi una cosa e la seconda che costa meno la paghi a 50 e così via. Infatti loro hanno comprato le ciabatte tutte e due, così hanno pagato di meno. Qua c'è pure Starbucks. Adesso andiamo fuori. Allora, noi stiamo cenando con una bella ciotola di cereali. Cesare, i suoi preferiti, questi qua con le mandorle. Io invece questi al cioccolato, buoni. Allora, oggi è un altro giorno, in realtà sono due giorni dopo, ma non ho ancora finito questo vlog e non l'ho ancora caricato. Stasera ho già caricato quello di ieri, che in questo video in realtà è quello di domani, e oggi è dopodomani. Beh, hai fatto un casino. Ho fatto un casino. Questo comunque video doveva essere dell'altro ieri, non l'ho fatto, io ho fatto quello di ieri e l'ho anche caricato. Le caricherà oggi quello dell'altro ieri. Sì, e poi caricherò anche quello di oggi perché l'abbiamo già iniziato. Quindi buonanotte, anche se non è notte, è mattina. E ciao, al prossimo video. Ciao Gemmine! Allora, come avrete sicuramente letto dal titolo, questo qui è il video dei preferiti di febbraio. Ebbene sì, è già finito febbraio. Mi sembra che sia davvero volato, perché mi è sembrato talmente lento gennaio, perché stavo aspettando tantissimo il giorno della partenza e adesso è già finito febbraio. Sono qua in Messico già da una decina di giorni, anche se mi sembra che sia passata un'eternità. Non so voi, ma non lo so, sono veramente volati questi ultimi giorni.